Salve a tutti e bentornati o benvenuti nella mia cucina. Io sono Nunzio91 e sono il cuoco folle. Oggi voglio proporvi un dolce piuttosto sfizioso e allo stesso tempo veloce. Frittelle di mele, non fritte, ma al forno. Per le nostre frittelle di mele non fritte ma al forno, gli ingredienti sono i seguenti. Cominciamo con 6 mele ben sciacquate, mi raccomando. 200 g di farina di tipo 00, 200 ml di latte, 2 uova, del limone da cui ricaveremo buccia e succo, dello zucchero a velo, 50 g di burro e mezza bustina di lievito per dolci. Bene, detto questo, noi possiamo procedere. Per prima cosa noi dobbiamo asportare il torsolo dalla mela. Io utilizzo questo strumento. Voilà. Fatto ciò, tagliamo a fette le nostre mele. Io le farò dello spessore di 1 cm. Adesso si versa il succo di limone sulle fette di mele. È il turno di preparare la pastella. 2 uova, aggiungiamo giusto un pochino di sale e iniziamo ad amalgamare con la frusta. Mi raccomando, fate a bassa velocità. Ora la buccia di limone. Si unisce la farina dopo essere stata setacciata. Ovviamente aggiungetene un po' per volta, setacciate e continuate a sbattere con la frusta. Si unisce la mezza bustina di lievito per i dolci. Ovviamente va sempre setacciata. Si prendono le fette di mela, si dispongono su un tovagliolo e con un altro si asciugano, in modo tale da rimuovere il succo in eccesso. Una volta pronta la pastella, noi prima di tutto immergiamo le fette di mela all'interno, le giriamo e infine le disponiamo all'interno di una teglia con apposita carta da forno. È arrivato il momento di infornare a 180 gradi per 20-30 minuti, o fin tanto che non si sarà dorato sopra. A dopo! Tiriamo fuori dal forno e vediamo il risultato. Oh, che bello! E che profumo! Una volta che abbiamo disposto le nostre frittelle al forno di mele, aggiungiamo lo zucchero a velo. Ed ecco il risultato finale. E ora è il momento dell'assaggio. Ti scioglie in bocca ed è veramente fantastica. Con questo posso concludere il video. Se vi è piaciuto, commentate, lasciate tanti bei like, condividete. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, attivando la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Se volete supportare il mio progetto, potete acquistare il libro delle mie ricette, le ricette del fuoco folle su Amazon. Noi dunque ci becchiamo al prossimo video. Ricordatevi che se vi sembra buono, mangiatelo!